La Pasqua, protetti dal Signore. Faraone non voleva lasciare liberi gli israeliti. Così il Signore disse a Mosè che avrebbe mandato un'ultima piaga. Tutti i primogeniti di ogni famiglia nella terra d'Egitto sarebbero morti, persino i primogeniti dei loro animali. Il Signore promise che se gli israeliti avessero seguito le sue istruzioni, la piaga sarebbe passata oltre e non li avrebbe danneggiati. Il Signore disse a tutte le famiglie israelite di sacrificare un agnello maschio perfetto e di tingere gli stipiti della porta della loro casa con il suo sangue. Il Signore disse agli israeliti di cucinare l'agnello e di mangiarlo alla svelta. Mentre mangiavano, dovevano essere vestiti e pronti a lasciare le loro case. Il Signore disse che se gli israeliti avessero fatto queste cose, i loro primogeniti sarebbero stati protetti da questa piaga. Proprio come aveva avvertito il Signore, la piaga arrivò. Tutti i primogeniti in Egitto morirono, incluso il figlio più grande di Faraone. Tuttavia la piaga passò oltre ogni casa che aveva il sangue d'agnello sugli stipiti. I primogeniti degli israeliti furono risparmiati perché avevano obbedito al Signore. Quando vide che suo figlio era morto a causa di questa piaga, Faraone disse a Mosè e ad Aronne di prendere tutti gli israeliti e di lasciare l'Egitto. Gli israeliti se ne andarono, ma Faraone era arrabbiato. Radunò il suo esercito e i suoi carri e partì all'inseguimento degli israeliti. Gli israeliti si erano accampati vicino al Mar Rosso. Ben presto Faraone e il suo esercito li raggiunsero. Quando videro che gli egiziani stavano arrivando, gli israeliti ebbero paura. Tuttavia Mosè disse agli israeliti che il Signore li avrebbe protetti. Mentre gli egiziani si avvicinavano, il Signore disse a Mosè di alzare il suo bastone. Mosè lo fece e il Signore divise le acque del mare. Gli israeliti attraversarono il mare su terra asciutta, sfuggendo a Faraone e al suo esercito. L'esercito egiziano inseguì gli israeliti. Quando tutti gli israeliti furono in salvo sull'altra riva del mare, il Signore fece sì che le acque si richiudessero. L'esercito degli egiziani annegò nel mare. Gli israeliti erano finalmente liberi. Cantarono, danzarono e ringraziarono il Signore. Ricordarono sempre la Pasqua come il giorno in cui il Signore li aveva salvati e condotti fuori dall'Egitto.